Advisory Update in compagnia del nostro ospite speciale Alan Friedman, torna a trovarci. Allora Alan, giornalista, scrittore, grazie come sempre per la disponibilità, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io ripartirei da Joe Biden e da quell'annuncio che è stato fatto ieri sera nel primo discorso alla nazione in prime time. Joe Biden, non so se è d'accordo con me, Alan, sostanzialmente si è scoperto anche lui in qualche modo cinematografico, insomma, quasi rifoderato quella teatralità che non si vedeva dai tempi di Trump, perché insomma ha fatto un annuncio importante. Il 4 luglio sarà il giorno dell'indipendenza anche dal Covid, anche grazie, approfittando, scusate, di un'occasione importante, cioè il fatto che i vaccini abbiano superato il numero dei contagi negli Stati Uniti e come sapete gli States è uno dei paesi più colpiti in assoluto dal Covid, al di là del fatto che la popolazione ovviamente è numerosa. Però insomma, tornando a bomba, 4 luglio, giorno dell'indipendenza anche dal Covid. Insomma, la messa alta all'incrocio dei pali, Alan. Sì, negli ultimi 24 ore Joe Biden veramente ha preso due misure importantissime sia per le vaccinazioni e poi dopo parliamo dell'economia. Sulle fronti della vaccinazione, in un discorso televisivo, il suo primo davanti alla nazione, Biden ha anche annunciato che entro e non oltre il primo di maggio tutti gli americani adulti avranno accesso ai vaccini, che vuol dire un'accelerazione della vaccinazione in America molto importante, con centinaia di milioni di nuovi acquisti di dosi da parte del governo americano di Biden, compreso Johnson & Johnson, nuova e tutti gli altri. Questo significa che lui spera per il 4 di luglio la maggior parte degli americani avranno già fatto la vaccinazione. Questo è molto forte, è una misura veramente importante. Ma c'erano altri due elementi di queste novità di Biden. Sì. Se posso raccontare quello che a me sembra ugualmente importante, è l'approvazione e la firma di Joe Biden della nuova legge approvata sia dalla Camera sia dal Senato, che stanzia 1.900 miliardi di dollari di ristori, aiuti e stimoli per l'economia americana, compreso 400 miliardi di dollari che vanno soltanto a assegni di 1.400 dollari a tanti milioni di americani, quindi un vero Eh sì. helicopter money, una vera pioggia di soldi, ma anche misure importantissime per le piccole imprese. Cioè, il morale della favola è che 1.900 miliardi, dopo i 900 miliardi di aiuti di dicembre, dopo i 2.000 miliardi del giugno scorso, vuol dire che America in questo momento ha già stanziato, facciamo le conti, 3 più a due, quasi 5 mila miliardi di dollari, quindi 25% del PIL americano in stimoli. Solo l'America può fare questi, perché davanti a questo i 750 miliardi del Next Generation EU sono buoni, ma meno. Come canterebbe qualcuno, This is the American Dream, che è insomma una delle espressioni più utilizzate in assoluto. Sugli effetti anche del piano di Biden dei 1.900 miliardi di dollari, ci torniamo tra poco, perché poi insomma ci sono i Treasury, il rendimento insomma del mercato obbligazionario e anche i movimenti del dollaro e di euro-dollaro, che comunque insomma alla pubblicazione di questi, al via libera definitivamente, c'è stato un ribasso del dollaro, ma poi insomma il dollaro si è ripreso anche in maniera importante, soprattutto nella giornata di oggi. Però prima volevo passare anche a un altro fronte su cui Joe Biden è impegnato e dovrà impegnarsi, non solo quello del Covid e del vaccino, sicuramente che ha priorità assoluta, ma anche su quello che si muove sul fronte della geopolitica. Alan, sappiamo che insomma il 18 marzo ci sarà l'incontro in Alaska con
con la Cina, e dunque ci sarà questo incontro confermato, un vertice tra l'entourage, insomma, di Joe Biden e quello del governo cinese, tra i temi non solo la pandemia, non solo i cambiamenti climatici, ma anche alcune situazioni, diciamo, che si stanno all'interno delle quali sta generando un po' di tensione, ad esempio la situazione che c'è a Taiwan, ad esempio, dove secondo qualcuno potrebbe esserci una sorta di invasione cinese, ed ecco spiegato anche la notizia, insomma, di nuove presenze navali americane. Ma insomma, tornando all'incontro, sicuramente sarà uno dei punti di svolta, insomma, si spera, per quanto riguarda i rapporti commerciali. USA-Cina al momento si sono un po' raffreddati anche in virtù dell'elezione alla Casa Bianca e anche del Covid, ovviamente. Alan. Dunque, il rapporto fra Washington e Pechino sta cambiando notevolmente con Joe Biden. Non abbiamo più la minaccia di guerra commerciale, come abbiamo visto, Certo. con Trump. Abbiamo invece un tentativo di essere molto sincero, critico e chiaro, sulla violazione dei diritti umani, dal genocidio in corso nell'ovest della Cina dei Uyghur, dei musulmani cinesi, dove la Casa Bianca ha criticato, ma anche sulla questione della democrazia di Hong Kong, dove Biden sta appoggiando quelli di Hong Kong contro Pechino. E infine, come ha detto lei, c'è la questione del Taiwan, che da sempre la Cina ha detto è nostro e i taiwanesi, come sappiamo, cercano di essere indipendente. E quindi il fatto che l'America ha mostrato il muscolo militare mandando 3 volte le navi nello stretto di Taiwan è una provocazione di Biden alla Cina, è un modo di dire non state attenti, non toccate la Taiwan. Allo stesso tempo l'incontro del 18 marzo, in cui ci sarà il segretario di Stato nuovo Antony Blinken e il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, entrambi veterani della diplomazia americana rodati, con i due più alti ufficiali della politica estera cinesi, significa che qui vediamo lo stile di Biden. Dire le cose pubblicamente che vanno detti per ripetere i valori americani di democrazia e diritti umani, ma cercare in privato, senza così rumore, a cominciare a vedere dove si può collaborare fra Washington e Pechino, tipo su Covid, sul cambiamento climatico e sul ritorno a un sistema multilaterale nei rapporti di commercio. Quindi per me è positivo che si incontrino, anche se aspetto che Biden sarà duro lo stesso, ma con più stile, se posso dire così. E insomma, sono anche approfondimenti che si trovano sul web, insomma, su questo rischio di un'invasione. Insomma, Alan Friedman, si è concentrato anche su questo. Credo, più che invasione, è una guerra fredda fra America e Cina sulle sorti di Taiwan. Sarei molto sorpreso se ci fosse veramente un'azione militare lì. Certo, no, in realtà riportavo quella che di fatto sarebbe il timore, no, dell'ammiraglio americano nel Pacifico. Poi è ovvio che la fotografia è quella che diceva lei, insomma, di questa guerra fredda in cui io metto una nave qua, lui ne mette un'altra, io allora raddoppio. Però, insomma, anche da alcuni titoli si legge appunto: Taiwan rischia un'invasione cinese entro 6 anni. L'allarme di Philip Davidson, comandante dell'Asia Pacific: Pechino vuole soppiantare la leadership di Washington nell'area entro il 2050. Sono proiezioni piuttosto a lungo termine. Noi le riportiamo così come sono e ovviamente cerchiamo anche un po' di contestualizzare quello che realmente accade sul territorio. Così come, Alan, proviamo anche a contestualizzare quello che accade, insomma, a livello economico-finanziario. Il market mover, il principale driver di questo periodo è il rendimento obbligazionario, i treasury, che ieri, insomma, sono stati sul tavolo, sono stati uno degli argomenti affrontati da Christine Lagarde durante la conferenza stampa dopo il consiglio direttivo. Sostanzialmente ha detto: siamo pronti a fare ciò che è necessario per monitorare e tenere sotto controllo questo rendimento delle obbligazioni. I mercati hanno apprezzato ieri, ma hanno digerito
finito oggi, nel senso che i tassi stanno tornando, il rendimento, scusate, sta tornando a crescere sia negli Stati Uniti, il trentennale ha già aggiornato, scusate, i propri massimi, e anche in Europa stanno salendo. Lei che idea si è fatto, insomma, di questi movimenti sull'obbligazionario? A mio avviso stiamo entrando in una nuova epoca nei mercati finanziari, in cui le banche centrali di entrambe le sponde dell'Atlantico, chiaramente sia la Fed sia Christine Lagarde, stanno preannunciando che per portare avanti la ripresa e per, nel caso dell'Europa, evitare che la ripresa sia troppo fievole, che nel secondo trimestre, quindi da aprile, la Banca Centrale Europea ha intenzione di accelerare e aumentare l'acquisto di titoli. Questo ovviamente è mirato a tenere i tassi di interesse bassi e liquidità, e anche aiutare la ripresa, perché in America abbiamo in questo momento, in questi giorni, un yield sugli US Treasuries di 10 anni di circa 1,5-1,51%, che veramente qualche settimana fa sarebbe stato molto sorprendente, e in effetti una novità viene dal fatto che con le aspettative di una ripresa forte negli Stati Uniti di 5-6-7% nel 2021, con le aspettative che l'inflazione tornerà a 1,5% o di più grazie a questo stimolo mega economico, perché veramente, intendiamoci, l'economia americana sta per volare. Wall Street reagisce con la Dow Jones a 32.000, ma reagisce anche con dei treasury yields così alto. Alla fine della fiera io voglio ripetere che secondo me è tutto bene, non è un rischio, e si sa che con un yield di 1,5% sui treasury di 10 anni in America e un yield per i bund tedeschi di 10 anni di soltanto negativo 0,34%, cioè 34 basi punti, sì, sotto zero, è chiaro che la differenziale significa che il dollaro dovrebbe rafforzarsi, e in effetti oggi stiamo già vedendo un mezzo punto percentuale di rafforzamento del dollaro contro l'euro, e secondo me nei prossimi mesi continueremo a vedere questo scenario in cui la velocità e la forza della ripresa americana ci riporta ai fundamentals, cioè alla fine quando misuri alcuni mercati sia di valuta sia di equities bisogna secondo me guardare i fundamentals, cioè la base della congiuntura macroeconomica prospettiva, e lì per me vuol dire che il dollaro dovrebbe salire, che il treasury bond rimarrà elevato, che l'economia americana andrà forte e che l'Europa sarà a un ritmo rallentato di ripresa, la metà di quello americano. Se America cresce 6%, l'Europa 3,5%. Se America cresce 7%, l'Europa forse 4% di PIL quest'anno. Quindi c'è una differenziale. Chiaro, sono anche più o meno le stime che hanno pubblicato i membri del braccio operativo del Consiglio Direttivo della BCE, insomma siamo attorno al 4% a essere ottimisti per quanto riguarda la crescita del PIL dell'Eurozona. Peraltro Alan Friedman segnalava come oggi il dollar index stia navigando in territorio positivo, assolutamente sì, siamo quasi allo 0,6% sul proprio paniere, riferimento, euro-dollaro 1,1910 meno 0,6%, che magari sull'azionario può sembrare una forza relativa, ma sul Forex, sul mercato dei cambi, è invece assolutamente importante, e lo dimostra anche lo 0,55 che la sterlina sta perdendo nel cambio con il dollaro. Peraltro questa figura, questo pattern è l'engulfing bearish, quindi questa candela si mangia quella precedente, e quindi è un segnale di chiaro possibile ribasso per quanto riguarda le prossime sedute. Su Gran Bretagna e sterlina? Mi dica Alan, non ho sentito. Volevo dire qualcosa sulla sterlina. Certo, sì, prego. Io mi chiedo da tempo, per chi segue le valute, come mai la sterlina è 1,39, 1,40, quando
La verità è che, a parte del successo di vaccinazione in Inghilterra, che secondo me è uno dei motivi psicologici per cui Sterlina rimane un po' alto, a parte di questo non c'è nessun motivo economico o finanziario per cui la sterlina non scende davvero un bel numero di figure, da 1,39. Per me la sterlina deve essere 1,30 o meno. Perché? Perché l'economia in Inghilterra sta andando male, perché siamo a rischio, perché il governatore della Banca d'Inghilterra ha dato un avvertimento che rischiamo un profondo periodo buio dell'economia britannica, perdita di lavoro, posti di lavoro che partono già dalla City e anche il dopo Brexit. Quindi vaccinazione forte in Inghilterra tiene la sterlina forte un po', anche se scende ora. Ma secondo me anche la sterlina ha un distinguo quest'anno, anche per la instabilità politica che prevedo in Inghilterra quest'anno con Boris Johnson, che può essere defenestrato dall'interno, quasi come fosse un capitolo della politica italiana in cui qualcuno da dentro fa fuori il leader. E quindi l'Inghilterra dovrebbe essere più debole in termini economici, economici, e la sterlina, secondo me, è gonfiata. Eh sì, insomma, è un parere abbastanza condiviso anche dagli amici da casa, che spesso, insomma, ci chiedono quand'è che la sterlina smetterà di salire e i motivi, insomma, di questo movimento. Lei poi peraltro accennava all'economia britannica, proprio i dati macroeconomici pubblicati questa mattina ci dicono esattamente questo, insomma, la produzione industriale, la produzione manifatturiera sono ben al di sotto delle stime che si erano attestate su magari cifre sicuramente negative, ma non così negative, anche in virtù del PIL su base annuale, che oggi registra meno 9,2% dopo il meno 8,6% del dato precedente. Quello che stavo per chiedere prima, Alan, era per chiudere il discorso sulle banche centrali. Dove Christine Lagarde, quindi atteggiamento dovish, stesso discorso vale per la banca canadese, hawkish per quanto riguarda la Fed. Lei che dice o colomba, quindi dove anche per Jay Powell, che come sappiamo interverrà settimana prossima. No, Jay Powell, secondo me, dubito che Jay Powell vuole mandare messaggi hawkish o da falco. O l'ultima cosa che Jay Powell secondo me vuole fare in questi giorni è proprio dire stiamo per immaginare fra un anno di aumentare. Queste sono aspettative dei mercati, ma Jay Powell è impegnato a aiutare l'economia anche prima di Biden e la Federal Reserve. Se non fosse stato per la Fed l'anno scorso saremmo peggio, perché ricordiamo che la big bazooka della Fed continua anche lì con quantitative easing, con l'acquisto di quasi obbligazioni di spazzatura. Quindi no, Jay Powell porterà avanti, secondo me, due messaggi. Il primo è che per la Federal Reserve la preoccupazione di inflazione in questo momento non c'è, perché lui deve giocare a lungo. E poi se il mercato vuole immaginare che l'inflazione correrà fra un anno o 18 mesi, non è ora che lui vuole cambiare la musica e portare via il dolce e lasciare andare su interesse. No. E la seconda cosa, ricordiamo che a differenza della Banca Centrale Europea, che ha come mandato la price stability, un livello di inflazione poco meno del 2%, la Fed ha anche una guida così, ma ha anche non solo l'inflazione come misura, ma employment, l'occupazione. Questo è un mandato della Fed, e quindi secondo me il modo di misurare le aspettative delle Fed e dei tassi di interesse è stato vedere, siamo meno 10 milioni di posti di lavoro su febbraio scorso a causa di Covid in America, meno 10 milioni di persone. Se il nuovo pacchetto di Biden e gli aiuti della Fed di Powell riducono questo, dimezzano questo numero da 10 a 5 milioni già quest'anno, come sembra possibile, e allora è ragionevole immaginare che a fine anno o primavera prossimo si può vedere qualche inversione di tendenza. Ma non credo che Paola ha nessun desiderio di telegrafare o preannunciare questo ora.
Molto chiaro, peraltro è stata una delle parole, una delle keyword più pronunciate da Jay Powell nell'ultimo discorso della Fed, work e job. Soprattutto noi puntiamo su riportare in alto, insomma, le attività di lavoro e, insomma, garantire appunto il lavoro, l'occupazione agli americani. Vedremo settimana prossima, noi ci saremo ovviamente alle fonti TV con la nostra diretta. E a proposito di ripresa delle attività, siccome siamo ancora sul titolo che vedete, insomma, la promessa di Biden 4 luglio, giorno dell'indipendenza anche dal Covid, sottolineiamo anche come Joe Biden abbia detto: faremo in modo che si possano realizzare anche piccoli barbecue, perché in America il 4 luglio è accompagnato, no, sempre dal barbecue in compagnia delle famiglie, degli amici. Insomma, cercheremo di garantire agli americani di poter fare anche questa parte importante della loro tradizione. Lo diciamo col sorriso, meno lo diciamo col sorriso invece. Prego, prego, Alan. Il 4 di luglio la barbecue, io sono americano, Sì. sono cresciuto con questo. Il barbecue il 4 di luglio con le hamburger e Frankfurter oppure la bistecca e la famiglia intorno è per noi boh, come Ferragosto per voi, non so. E quindi Quante ne ha fatte nella sua vita di questi decenni, decenni. decenni? Io sono un pessimo persona, non sono bravo sulla griglia con la barbecue, però è Ok. importante per gli americani. E ricorda una dichiarazione di Presidente Truman, che negli anni 40, come slogan, ha detto: con me, presidente, ci sarà un pollo in ogni pentola. Allora, Biden sta dicendo: con me alla guida, il 4 di luglio ci sarà un barbecue in ogni giardino. Eh sì, che non è scontato, dato che appunto siamo in epoca pandemica. So you're not the chef at the Independence Day, Alan. Io mangio e uso troppo ketchup. Ok, io uso invece troppa maionese, quindi siamo più o meno allineati in questo caso, anche se non sono americano, mi è capitato, insomma, di partecipare a questo evento. Prima di salutarci, Alan, due parole anche su quello che accade in Italia, brevemente, perché, come detto, c'è la sensazione, anzi, c'è la certezza che Pasqua sarà zona rossa, quindi, insomma, il periodo pasquale, i 3 giorni, dal 3 al 6, saremo tutti in zona rossa, e si teme anche che una buona parte dell'Italia, 16 regioni, entrino anch'esse in zona rossa. Questo però a un anno dalla pandemia, è veramente passato un anno, e quando ci trovavamo tutti quanti, insomma, chiusi in casa per il bene di tutti, restate a casa con tanto di hashtag, probabilmente mai avremmo pensato che un anno dopo rischiavamo di nuovo di trovarci nelle stesse identiche condizioni con tanto di autocertificazione. C'è chi in Italia comincia anche un po' a essere meno fiducioso nei confronti di Mario Draghi, che è stato accolto quasi come un supereroe, insomma, uno che arriva dall'universo Marvel a dirla tutta. Le chiedo, insomma, che idea si è fatto sia della gestione, insomma, dell'epidemia a cui stiamo assistendo. Ricordiamo che non è che altri paesi siano messi meglio, quindi non è che l'Italia va male e gli altri vanno bene, però è un dato di fatto, insomma, noi un anno fa non avremmo mai immaginato di tornare esattamente nelle condizioni in cui ci trovavamo allora, oppure sì. No, un anno fa, io ricordo, pensavamo, speravamo che era una cosa che avrebbe finito per l'estate, ricordi? Abbiamo detto, ah, giugno. Sarà. No, è chiaro che ci sono diversi elementi che hanno prolungato questa crisi sia per la sanità sia per l'economia. Uno è spesso, troppo spesso, gli assembramenti sono stati troppo irresponsabili, la gente che va in giro con la maschera, con il naso fuori, mi fa pena. La gente che va in giro senza maschera mette a rischio la salute degli altri italiani, quindi la disciplina della maschera è numero uno. Numero due, io credo che Mario Draghi sta facendo un lavoro serio e credo che io ho piena fiducia nella sua capacità quando lui blocca le export per aiutare l'Europa e guida l'Europa, perché Mario Draghi è diventato un leader europeo in 2 minuti, perché è già un leader europeo. E credo che la serietà delle vaccinazioni deve essere portata avanti. Io lo renderei addirittura obbligatorio per chiunque ha più di 18 anni, ma lo so che questo è un tema molto delicato, nel dibattito, nessuno vuole obbligatorio, però
se Biden può inoculare gli americani e renderli disponibili entro maggio e l'Italia è indietro perché AstraZeneca oppure Pfizer oppure gli altri sono lenti per l'Europa e non c'è sufficienza, speriamo che almeno, come dice Draghi, entro l'estate 2021, se non l'autunno, che forse sarebbe più realista, che 80% degli italiani accettano, che vuol dire istruire il pubblico sui rischi e i vantaggi dei vaccini e sperare che i Novax sono in una piccola minoranza. Notizia di poco fa, le dichiarazioni del ministro della Salute Speranza durante l'incontro con le regioni avvenuto questa mattina: negli ultimi 2 giorni abbiamo somministrato 200.000 dosi ogni 24 ore. In Italia tutti i vaccini utilizzati sono efficaci e sicuri ed è l'arma fondamentale che abbiamo per superare questa fase. Lei, Alan, ha citato AstraZeneca, che sicuramente insomma non è una... Prego. Io non sono Crisanti, non sono Massimo Galli, e non mi permetto di offrire una parere su AstraZeneca o la qualità dei vaccini, perché non è il mio campo. No. Se mi chiedi se l'economia andrà meglio quando siamo tutti inoculati, sì. No, ma dicevo solo che ha citato AstraZeneca, che è uno dei temi di attualità, insomma, che stiamo vivendo, insomma, proprio in questi giorni. E anche il blocco dell'export di AstraZeneca dall'Europa è stato deciso da Mario Draghi, stato suggerito da Draghi all'Europa, quindi insomma conferma che effettivamente si è già dimostrato leader non in Italia, ma proprio a livello di Unione Europea. Eppure... Le ultime mosse di Renato Brunetta, che Brunetta non mi ama, mi considera antipatico, pazienza. Ma è reciproco forse, o no? Brunetta e Carlo Cottarelli e quelli che stanno facendo le conversazioni con i sindacati e stanno lavorando verso le riforme nella pubblica amministrazione è un inizio. Quindi io sono contento con quello che vedo dal governo Draghi. Grazie Alan Friedman per essere stato qui con noi e per i suoi approfondimenti. Buon fine settimana e a presto. Grazie a voi. Ricordiamo giustamente come è in corso una riforma della pubblica amministrazione ed è proprio dagli statali che Draghi ha iniziato a offrire e a ufficializzare le novità, insomma, che erano dal governo. Bene, sugli statali benissimo, ma adesso io direi che servirebbe anche un appello, cominciamo anche a pensare a chi durante la pandemia non ha lavorato, perché gli statali sono proprio quelli che sostanzialmente non hanno avuto cambi particolari a livello di entrate economiche, di stipendi, insomma loro il lavoro lo hanno mantenuto per tutta la durata dell'epidemia. C'è chi invece il lavoro non lo ha tenuto neanche un po', a partire ad esempio dalle partite IVA, perché in quel caso se non produci non incassi. Quindi la speranza, ma siamo certi, dobbiamo credere che il prossimo provvedimento arriverà verso le categorie meno, diciamo, garantite dal punto di vista contrattuale, quindi non solo quelle statali. Noi adesso ci fermiamo, dopo questa ampia e interessante chiacchierata con Alan Friedman, per l'ultima parte della nostra diretta con Lorenzo Sentino. Torniamo sui mercati, se avete delle domande Lorenzo risponde come sempre, rimanete in nostra compagnia.